Ciao amici, che come state? Marco Drums. Ciao! Vediamo la live. Ciao Stream Element, ciao Sound Alerts, benvenuti nella live. Guarda Loki, grande che hai preso il tractor. Tractor everybody. Audio funziona. Tutto condividiamo. Guarda WhatsApp, ti ho risposto su WhatsApp. Io sono stanco stasera, sono stanchino. Oggi quel birbantello di aspetta. EA Sports, it's in the game. Ehi, patatine! Amico mio! Vai tranquillo! Vai tranquillo, come stai patatina? L'importante è che stai bene. Ciao ragazzi, andiamo a fare la campaign di Formula 1. Che fai oggi su Formula 1? Oggi facciamo un sacco di Formula 1 unate. Formula 1ate. Formula 1ate è bellissimo ragazzi. Ok, allora, task option. Allora, io farei... Oh, Andrea! Oggi, Andrea, mi sono realmente arrabbiato con Gran Turismo. Mi sono proprio arrabbiato, Andrea, con Gran Turismo. Ho fatto 5-6 gare bene, poi ne ho fatta una, vabbè, chiaramente non mi frega niente di farla la prima volta a farla, però mi ha trollato il gioco, perché cosa facevo... Mi davano via e non ce l'ho fatta e mi sono arrabbiato oggi. è caduto l'occhiale e mi sono un po' arrabbiato, Andrea. E ho chiuso la live invece poi di giocare col mitico... No, sull'online qua. Ma piuttosto mi sparo. Ci facciamo... la nostra bella garetta, la campagna, poi andiamo a provare la pista domani. Fa schifo l'online, sì, fa veramente schifo tutto l'online. A Gran Turismo l'altro giorno che ho fatto le gare online mi hanno buttato fuori 3 volte su 3. Fai tu strategia, vai, andiamo. 3 volte su 3 ragazzi, preso, e mentre stavo anche primo, per dire, proprio bam! Esegui dei giri costanti, ti servono dati concreti per elaborare la strategia di gara. Ah, vabbè, Formula 1 fa più schifo ancora. Anche Gran Turismo fa abbastanza schifo, almeno che magari... si passi di livello, perché fai tante gare e allora porca loca. Allora io devo capire se frena e se va tutto bene il volante, eh? Infatti mi devo un po' ambientare per domani la gara, eh? Domani c'è la gara in Ungheria ragazzi,
questa è la campagna, la mia campagna, eh. Ciao ragazzi, come state, mitici e mitiche? Siamo in Australia. Ah, non ci sei domani, amico mio? Caspita. Mi sa che anche il pedale dell'acceleratore è andato. Non ho seguito il discorso, ragazzi, scusate. Che è stata di? Allora, c'è stata una patch qua su Formula 1, 22. Mi hanno detto che hanno migliorato di molto. Io non lo so se è vero. Ciao Phil, grandissimo, arrivo subito. Allora, per rispondere a Phil, sì, sono stato tutto il giorno ad aspettarti, ti dico la verità. La live l'ho iniziata alle 3, l'ho finita alle 6, ero un po' arrabbiato perché ho fatto ho fatto una gara che mi ha tirato un po' scemo, ti dico la verità. Con il GR3. Ho provato tre macchine diverse e tutte e tre che mi ha preso un po' in giro. Però non ti è arrivata la notifica. Adesso ti è arrivata la notifica, Phil? Io ti ho aspettato, sinceramente. A Monster e a Loki che facevamo una gara tutti insieme. Poi dopo mi sono messo dietro a fare le mie cose lì e non sono stato... E non ti ho visto arrivare, quindi... Boh, ho detto, magari c'era da fare. Poi ero preso un po' arrabbiato. Non lo so, Phil, sinceramente. Io le live le faccio tutte con la play e tutte allo stesso modo. Probabilmente magari a volte le manda... Va bene Loki. Va benissimo quel campo lì. Che sfiga. Non riesco a capire, ragazzi, se il volantino è andato o se sono io, se mi frena mentre accelero, perché ormai è una questione di cervello, ma a me sembra che stavo correndo. Ah, ho letto quello di Phil, l'altro commento non l'ho letto, ragazzi. Sfida, fai un giro con una mano. Porca miseria per lei! Per favore, confermaci che stai bene. Oh, mamma mia. Dai, ti prego, fammi. Ok. Sfida con una mano, fammi fare i tempi. Guarda che frena, guardate ragazzi. Giuro, non sto frenando. Guarda, ho tolto e accelerato. Avete visto, raga? Cosa può essere? Guarda adesso, Io tolgo davvero, non è che lo faccio e... Confermati che stai bene. No. No, mi fa girare il cazzo che mi sia scattato il volante. No, Phil, è... Guarda, porca troia che non frena. È proprio una questione di pedale, eh. Questo che cazzo fa?
Ma chi è sto deficiente? L'ho già fatto. L'ho portato là, l'ho staccato, ho staccato tutta la presa anche tra uno e l'altro. Ah, ok, scusa. Andrea, sono preso con... Scusa, grandissimo, mi hai fatto ridere. Non lo sento neanche il team radio. O l'ho sentito. Boh. Guarda, ragazzi. Sto accelerando, mollo, accello, hai visto che va? Avete visto cosa fa? Come faccio io domani a fare 2 ore di gara così? Non ho neanche la Torx, quella col buco per poter togliere i pedali, perché l'altra volta non l'ho fatto con i pedali dentro. Proviamo a vedere, ma me lo fa anche su coso, eh. Magari, no. Freno, modifica, calibrazione. Zona morta freno, vedi? Regola punto massimo. Ma tutto zero è, amico mio, tutto zero è su un pedale che funziona. Su un pedale che non funziona. Tanto poi possiamo modificarlo. Su un pedale che non funziona non va bene. Vediamo se... Perché il bello sarebbe proprio tirare via tutti, tirandoli via tutti i pedalozzi sopra, viene fuori tutta la pedaliera. E invece non avendo la Torx non sono riuscito praticamente a toglierla. Ci servono alcuni giri interi per permetterci di calcolare una buona strategia di gara. Guardate il freno sempre attivo, lo vedi? No, non c'entra niente Phil, non c'entra niente. Non c'entra niente, aiuti attivi, aiuti, guarda il freno che va. Vedi il freno che è sempre attivo? No, non è strano ragazzi, è perché si è scassata la pedaliera, è normale. La zona morta c'è su tutti i giochi. Vedi la linea rossa, guardate la linea, guardate sotto. Allora, adesso non è andato, ok? Tutto bene, adesso vediamo. Guarda il rosso. Io adesso vi dico, tolto il piede. Metto piede. Tolto piede. Piede tolto, è proprio l'ho appoggiato. Ciao ragazzi, mitici, amici, amiche. Magari si mette in ottava. Tolto piede. E non c'è nulla da dire, patatine fritte, si è sminchiato e quando si sminchiano le cose o si sistemano, se c'è modo di sistemarle, oppure rimangono sminchiate. È solo che capisci che farti una gara con il pedale sminchiato non è divertente. Ciao ragazzi! Vedi? Tolto il piede, Vedete che rimane, adesso guarda, hai visto? Ciao Fuego, tutto bene, appunto, guarda, aspetta, adesso quando capita, todos bienes, grazie ragazzo, allora, guarda, porca loca, allora vediamo, adesso se mi capita ancora,
Oh, porca loca, porca loca, porca loca! Anche la ruota! Anche la ruota! Sì, patatine, non ho la Torx, non riesco a smontarlo. L'ho smontato tutto, solo che viene fuori, poi i pedali sono più grossi e non vengono fuori, no? E allora cosa è successo? Non ho potuto smontarlo completamente quando l'ho pulito intravedevo dentro i contatti, ma non sono riuscito a pulirli proprio perfettamente. Guardate ragazzi, vedete il rosso? Guardate il rosso, guarda, gli ho dato la botta e è andato via, vedi raga? Avete visto il problema? Guarda, E allora praticamente che cosa devo fare? Devo comprare le Torx, avete presente il cacciavite Torx? Però quello con dentro il buchino, perché la vite è dentro il pirolino e se non hai il cacciavite giusto non riesci a far entrare la Torx giusta. E ciao ragazzi, ciao amici del Viola, amici di Twitch, iscrivetevi al mio canale, grandissimi, domani facciamo il Gran Premio di Ungheria insieme, completo. Io me ne accorgo subito quando non accelera, raga. Allora io penso che sia un difetto, no? Allora, o la polvere, o la molla, o la porcheria, o comunque si è sminchiato. Ci stanno arrivando dati interessanti. Mantieni la concentrazione. E se si è sminchiato è difficile, infatti. Ah, pensavo che mi dicevi che stavi mangiando le patatine fritte. Bello il gelatozzo. C'è il pedale che rimane ogni tanto incantato. Orca! Rimane ogni tanto incantato il freno sul pedale qui del volante. E allora... Ah, patatine non fritte. Bravo, bravo, bravo. Sempre fritte fanno male, dopo un po'. E allora ogni tanto praticamente si inchioda il freno. Prima pensavo che era solo una questione che... Uè Lucas! Amico mio! Guardalo qua, guarda, vedete che sta frenando? Adesso gli do una botta, si sblocca. Ciao! Raga, bellissima! Allora, la problematica della Mauto mobile di Marco Drans Games, la nostra campagna è che il pedalozzo del freno si è sminchiatozzo. Torno dopo, vai tra. Sì. Ottimo giro, hai centrato quello che ti chiedevamo. Continua così. Vedi il rosso che è acceso? Io quello appena appena, non so se riuscite a farci caso voi che la vedete da Twitch, c'è il simbolo del pedale che rimane ogni tanto acceso, ma non sono io, ve lo giuro raga, cazzo me ne frega di mettermi qua a dire che il pedale non funziona, sono io che freno, no, è proprio il pedale, e faccio una fatica boia perché a parte che devo premere molto di più i pedali, sia l'acceleratore. E poi ci sono dei punti dove non va. Io mi sono accorto anche oggi... Ma ciao 8 marce Marco! Mi sono accorto... Non lo so, sono qui e quello. E praticamente non... non riesce a essere competitivo. Anche nella gara che ho vinto settimana scorsa in Sardegna con... Dovrei provare, sai che cosa? Con Assetto Corsa. A vedere se me lo fa anche di lì. Però se me lo fa su Gran Turismo 7. E su... Guarda qua. Avevo un po'... Ok, non è andata bene a sufficienza in quel giro. Ci tengo. Avevo un po'... Caspita.
è perché se non sei molto competitivo si fa fatica. Ciao ciao Fuego. Allora, la frizione molle? Ma non ho praticamente... Sì, può essere una soluzione. Però sono troppo abituato che il freno è duro. Ho paura di... Effettivamente si può provare, eh? Ok, il programma è terminato. Questi dati sono accettabili, ma non certo ottimali. Potrebbe valere la pena ripetere il programma. Allora, proviamo. Proviamo se si può fare, come dice l'amico Andrea. Oh, porca miseria, devo aspettare 40 secondi. Non si può fare più veloce. Non c'è accelera tempo. Le riparazioni alla vettura ci hanno preso un po' di tempo. E va, stai calmo. Allora, vediamo di impostare se si può. Sì, me l'ha preso. Frizione il freno. Me l'ha preso. Perché Andera, che era Andrea? Excuse me. Allora, vediamo un attimo. Allora, sto provando a... Questo test è incentrato sulla gestione gomme. Prova a controllare lo slittamento in ogni curva e presta particolare attenzione ad abbassare la potenza al punto di corda. È assurdo, ragazzi. Però, effettivamente, forse ha ragione Andrea. Non succede più quel... È vero Andrea, e non succede più, vero? Non si accende più il coso? Sì, è un po' strano, dico la verità, però piuttosto che mi frena, sinceramente, hai avuto una bella idea, devo impostarlo anche su... Sì, non c'è il pedale che frena, quindi... Oh ragazzi, sto correndo con il pedale del freno sulla frizione. Grandissimo Dramas, grandissimo Andrea che mi ha dato questa bella dritta. Almeno riesco a giocare preciso, perché sennò... Il ritmo va bene, anche l'usura delle gomme è stata quella prevista nell'ultimo giro.
Vedi qua, ho sbagliato, ho frenato troppo. Ciao amici e amiche di Twitch, se non siete iscritti al canale iscrivetevi immediatamente, grandissimi, dai dai dai! Ok, test completato, ottimo lavoro. Abbiamo ottenuto molte informazioni. Torniamo al garage. Quanto manca? 10 minuti. Ce la facciamo. Ho parlato con il team RS riguardo ai nuovi componenti. Mi hanno detto che sono stati già installati. Quindi abbiamo anche i componenti nuovi, ci sta, pettine e fuego, grande, pettiniamoci, pettinato adesso, eh? Esatto, cerca di prendere il maggior numero di porte in curva possibile, più rapido sarai nel superare la curva, maggiore sarà il tuo punteggio, dovrai anche utilizzare il DRS nella zona DRS. Levati la Tiffy. Zona DRS in arrivo, controlla il punto d'attivazione su DMS. Cioè, proprio mentre facevo sta roba ci doveva essere la Tiffy. Non l'ho mai fatta così fuori, ragazzi. Sì, adesso non mi fa più quella cosa della frenata, amici miei. Il grande Andrea che me l'ha detto di invertirlo momentaneamente finché non riparo. Perché col freno così faccio un po' di casini. Oh, ancora verde, eh?
è sempre una ciao amici e amiche, come state? Sto usando la frizione come freno. Porca locas. Ciao Kevin, l'amico Andrea mi ha detto di usare il freno col pedale della frizione, funziona Kevin. Programma completato, hai sai? Fatto un buon lavoro. Andrea mi ha detto di mettere la frizione come freno momentaneamente e sta funzionando bene. Allora, ci sono due punti. Ah no, quattro punti addirittura che ho fatto verde, eh. Le riparazioni alla vettura ci hanno preso un po' di tempo. Sì, però è molto strano. Perché non avendo... così almeno, sì, effettivamente, infatti ha avuto una buonissima idea. Ha avuto una buonissima idea. Allora, giri completati, 1000, bello bonus, ok, 2000, vai tra. Ripassiamo le prime tre posizioni, ovvero le aspita, Richard, quarto, Charles Leclerc. Pensavo di essere andato un po' più forte. Quarto, Mario, Luigi. Sì, è molto strano perché se tu calcoli sono molli, no, non c'è il freno, no? Il freno che è forza, quindi è molto strano. Però almeno effettivamente, ragione Andrea, riesco a correre. Perché ho provato prima Kevin e continua a frenare. Allora, c'era un ragazzo che mi ha detto rimani entro 2 metri dalla linea. Ah sì, ok, ho capito cosa devo fare. Per avere il massimo impostazioni. Allora, completo. Completo, trazione, traiettoria, non è solo curve, è completo. 2D, ok. Quello è vero, però penso che sia diversa, eh. Penso che sia proprio diversa, amico mio. Comunque devo comprare la Torx per aprirlo. Vedi che praticamente quando freno viene distinto perché prima frenavo tutto pieno. Mi viene distinto frenare di brutto.
Dobbiamo aumentare il ritmo, siamo lontani dal nostro obiettivo. Dovremo rieseguire il programma se non riportiamo il tempo. Vedi quanto frena? È un po' particolare. Porca miseria, ragazzi. Questo è l'ultimo giro del programma. Ultimo giro del programma. Sarà anche l'ultimo giro fatto a merda. Ma delle difficoltà a giocare a questo gioco. Ok, test completato, ottimo lavoro. Ok, hanno dati. Informazioni preziose. Grazie Vox. Allora, 5-5. Ciao Gianmarco, amico mio! Come stai? Come estás? Ho dovuto fare un barbatrucco stasera, Gianmarco. Ho dovuto mettere il pedale del freno. Oh, bene. Ho dovuto mettere il pedale del freno con la frizione. Quindi adesso mi sto trovando un po' strano, perché chiaramente devo frenare con un pedale molle invece del solito duro, perché purtroppo il pedale del freno frena da solo. Quindi ho un problema alla molla, o il problema dell'altra volta di pulizia che devo fare. Appena recupero la Torx, quella col buco. Sì, purtroppo è. Ha avuto la brillantissima idea il mio amico Andrea. Infatti ha detto, ma usa quello della frizione solo per oggi, no? Cioè, per oggi, solo finché non... Perché sennò domani devo farmi i 60 giri di gara in una maniera impressionante, capito? Infatti mi sto abituando e... almeno così non frena. Cioè, mi devo abituare al pedale, ma... Perché sono abituato che è duro, no? Così no, così praticamente è tutto molle. Infatti... tendo sempre a frenare un po' troppo, perché avendo
l'abitudine a frenare con quello duro, no Marco? Gianmarco. Arca trota. Ottimo lavoro, ci sei. Ora prova a perfezionare ogni curva. Ricordati che prendendo bene diverse curve di fila otterrai un bonus costante. Questa la facevo perfetta, però con la storia del pedale è un po'... Ciao amici e amiche di Twitch, se siete iscritti al canale grazie mille, se non siete iscritti iscrivetevi. Porca loca, vedi? C'è sempre una... Ultimo giro del programma. Ho fatto anche un tac strano, tra l'altro. Porca... TM! Ciao amico mio, come stai? Grandissimo! Allora TM, stasera grazie all'amico Andrea ha dovuto fare un barbatrucco. Mi si è minchiato il pedale del freno, nel senso che o la molla o è sporco o si è sminchiato e frena mentre vado. Praticamente... ce n'è uno che riesco a far perfetto. Che cosa ha fatto? Mi ha dato il consiglio di mettere il freno sulla frizione. L'ho fatto, è un po' strano. Mi devo abituare, ma almeno... Allora, che cosa vuoi sapere? Allora, sui mezzi ci sali con la X, hai capito, no? Come si fa a salire sui mezzi? Devi creare la tua farming e entrare nella fattoria, eh? Se no non puoi fare nulla. Thank you.
Grande Andrea, grazie amico mio. Già questo che mi hai detto stasera comunque è già una soluzione, eh? Me l'hai mandato su WhatsApp? Sgranato. Voi ragazzi come mi vedete? È solo un problema di Andrea o è un problema di mio proprio? Di sgranamento. Porca loca. E vabbè. Ah, tutti sgranato. Aspetta che... Porca loca! Ok, ho fermato la preview della live. Si è messi così bene che devo... Non posso neanche vedere la preview. Adesso comunque l'ho fermata, raga. Oh, io non c'ho più niente qua. Non sono neanche a casa, quindi da dire che è colpa loro. Secondo me comunque la linea migliore, ragazzi, la danno gli youtuber agli streamer quelli potenti, perché fantastico, si vede che conosci bene questo circuito. Cazzo, caspita! Vettel si ritira, ragazzi, fine dell'anno, eh? Fa bene, secondo me, basta che non rientra più. Tanto di soldi ne ha, non... Se vuole entrare nel mondo delle corse, che faccia... Fatto un buon lavoro. Ok. Grandi, non c'ho voglia di fare tutto il giro. Dati eccellenti in quella corsa. Quindi torna nel garage. Dati eccellenti. Mi farà vedere i numeri. Ok, dai, il primo è andato bene. 4 minuti possiamo accelerare. Udiam. Comunque farlo tutto viola è tosto, ma anche perché la faccenda qui che ho, il pedale è un po' più complicata. Fammi vedere che cosa mi hanno dato, che sono curioso, Andrea. Tutte le vetture hanno superato il traguardo. Queste le prime tre. Agostini, Sainz e Lewis Hamilton. A giudicare da queste prove libere vedi, bisogna smontarlo però. Di Formula 1. Devo prendere quelle Torx.
Il potenziometro, Andrea, ma visto che non ho, utilizzo un prodotto tipo di quelli elettrici per sgrassare. Per pulire i contatti. Allora si vede che è un falso contatto. È un falso contatto allora. Sì, è una cosa di queste, non è sbagliare o gli aiuti o queste cose qua, è proprio una questione del potenziometro del pedale, no? C'è un trimmer lì che fa da 0 a 30, va su, giù, su e giù, e in base a quello, quando tu schiacci il pedale, c'è la rotella, l'ingranaggio che lo fa alzare o abbassare, no? O c'è dentro polvere. Ma il problema del fanat è che ci guardano tutti i giorni, Andrea, non c'è. Il problema del Fanatec è che non c'è né sul sito della Fanatec, è esaurito, e neanche su Amazon, perché appena lo becco Però mi spiace, perché per quello che sono io, per l'utilizzo che faccio per il mio divertimento, va benissimo anche il G923, secondo me è fantastico. Il Thrustmaster non mi piace, l'ho provato da mio cugino, non mi piace proprio. Adesso vorrei provare a fare Gran Turismo. Podium? Che cos'è Podium? Altrimenti gioco col pad. Come le sto cannando tutte. Ah sì, quello da 1000 rotti, da 2000 euro, non credo che ci sia neanche quello, è tutto esaurito, amico mio. Quando io cerco Fanatec su Amazon non viene fuori nulla, nulla proprio, nessun modello, neanche un cavetto, neanche la pedaliera di ricambio. Credo che siamo arrivati a un punto che tantissimi stanno giocando a giochi di automobili tutti col volante, invece prima era una cosa un po' di pochi, no? No, sei serio? Itsuda e cosa ho fatto 1.26? Tsunoda, è solo che così è un po' complicata, raga, perché il freno, averlo molle è tutto, praticamente è impossibile non togliere l'antibloccaggio, così sarebbe sempre bloccato.
Andiamo a fare il giro veloce e andiamo a fare la gara adesso, eh. Urca. Torniamo al garage e torniamo al garage. $700 è onesto, ma intendi il Fanatec? Guarda, sto andando dentro adesso a vedere. Niente. Neanche uno. Aldi di Pro è figo, sì. C'è già un paio di ragazzi che vengono dentro e ci hanno già detto che il Didi Pro è figata. Vediamo. No, non si sta correndo. No, niente, Fanatec niente. Va, guarda come girano. È un circo così. È il circo della Formula 1. Se non è Amazon o roba del genere non compro niente, però prova a mandarmelo o Fanatec direttamente perché non mi fido di nessuno. Prova a mandarmelo, vediamo un attimo. Anche perché Amazon fa le rate direttamente, ragazzi, eh. Vi fa le ratine ine direttamente. Gli altri siti mi sa che dovete pagare cash pieno. Con i primi tre, Leclerc... Orca miseria, sono riusciti a fare un tempo migliore. Felipe Drugovic. Allora, sviluppo, vai tra. Shop. Da Bergamo. Allora, cliccando acquista mi manda qui. Sold out, dice. Cliccando acquista lì sul sito che mi hai mandato, mi butta qua. Andrea, ti sto mandando due foto. Cliccando su lì, mi dice che è sold out. Hai provato a cliccare anche te, eh? Cioè, clicca compra dal sito quello lì di Bergamo e poi ti butta dentro in Fanatec che dice sold out. Io ho provato un po' dappertutto, ma è proprio dalla Fanatec che non ne hanno. Non ho anche senso.
Ma te l'ho detto, Andrea, poi vabbè, chiaramente magari qualche sito io non lo conosco. Però è sold out, non ce n'è. Non penso che ne fanno come il Didi Pro, 350 milioni. Ne fanno pochi, li vendono e poi prima che li fanno... È strana, è particolare, perché a volte sbaglio proprio la marcia e tutto, però va meglio, cioè, cacchio, non devo star qua a tribulare con la macchina quando accelero che frena, Andrea, cioè, è una situazione momentanea, chiaramente, però è molto meglio così, come mi hai detto tu, con la frizione che fa freno, piuttosto che mi frena la macchina, cioè, così è solo una questione di abitudine. Carla non riuscirebbe mai a giocare, quando deve giocare Carla devo riportargli il freno. Ma sinceramente sì, va bene, non andrò forte, ma chi se ne frega. Bravo, hai fatto un ottimo lavoro, hai guidato davvero bene. Davvero bene, scuderia Drums, grandi pole position. Allora, arrivato al livello, se capitasse a me, subito il martello, porca miseria. Non ti dico quanto mi fa rodere il Leclerc e George Russell. Però non ci avevo, ti giuro, di solito sono, vedi, anch'io i cartonati, tutte queste cose qua. Non è che sono uno che si fa affliggere da un problema, però non ci avevo proprio pensato di mettere il freno sulla frizione. Ti giuro, se non me lo dicevi tu stasera non l'avrei mai fatto. Quindi ti ringrazio, davvero non è una cosa che avrei fatto, ti dico la verità. Eppure io queste cose qua di solito le faccio, no? Prendo, faccio, dispo, provo lì, metti là, metti il filo. Però questa cosa qua non... no. Mi spieghi perché maniamo sempre in due? Non lo so. Benvenuti a Melbourne. Sentite anche voi il boato del pubblico sugli spalti, segno che la competizione sta per entrare nel vivo. Non so proprio cosa dirti. Non so proprio più che cosa portare, non so più cosa fare. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Parliamo per i nostri piloti oggi. La domenica scorsa che ho fatto la gara erano dentro in 400. In 280, scusami, e nessuno si iscrive. Eccolo là. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di tempo. Grazie! Non so più cosa fare, amico mio. Sinceramente è difficile, molto difficile, portare contenuti, divertirsi e ridere e scherzare quando non c'è nessuno, la chat è un po' morta, eccola, è dura, e vai, Leclerc, che bellissime le gare così, bellissime, è un po' particolare, amico mio. D'altronde non posso neanche far sempre Gran Turismo, perché dopo un po' se no mi rompo. Tipo oggi mi sono arrabbiato con Gran Turismo. Proprio una gara senza senso, l'ha visto anche Scharder, cioè
qualsiasi cosa facevo con tre macchine diverse, loro erano sempre più avanti, sempre a fare benzina meno di me, gomme perfette invece a me con le dure che in teoria durano 10 giri, ma tranquilli tranquilli, al settimo ottavo giro già andavano insieme. Ma lo facevo col pad anche. Ho provato a farlo anche col pad perché mi stava tirando scemo quella gara lì, e allora okay, ha visto anche Scharder, che è una cosa incredibile. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Bene. Perdita di potenza? Ma in menu o online? No, gare normali, sai quelle quando vai a fare le gare normali che ti ritrovi, perché stavo facendo il menu, no? E l'ho fatta. Ho fatto quella di ieri che dovevo fare, che non riuscivo, me la sono fatta a oro e basta. Poi ne ho fatte altre 2-3, poi avevo delle gare che non avevo fatto. Ce n'è una, GR3, che non mi ricordo neanche la pista, forse è la pista quella del menu. Ma non avevo fatto quella gara lì. Io ho detto, c'è che la faccio, no? A Indianapolis, mi sembra. No, Indianapolis. Mi sembra. È quella con i due pezzi di ovale e che poi interrompe l'ovale con la S. Vabbè, io prendo, vado tranquillo. Me la faccio, no? Cazzo, la prima volta di tutto e di più, di tutto e di più. Vabbè, non, la BRZ non va bene. Prendo la Toyota, la Supra, la Gazzo. E niente, secondo, no? Però tutto perfetto, il cambi non ho fatto il cambio gomme, però loro incredibile, cioè dei chiodi, il dritto non li prendevo neanche morto. Allora ho detto, c'è che provo, porca puttana, perché non frena? Perché non ha frenato? Ah, non frena. È 7.30. 7.30, più di quelli ho dovuto tirar giù anche la potenza per forza, perché sennò non potevo entrare a fare la... Ma porca puzzola! Che è successo? Dimmi se stai bene. Ma porca puzzola, dai! Incredibile! Perché mi deve rompere le scatole? Oggi i giochi di motori mi stanno rompendo un po' le scatole, Mi stanno rompendo un po' le scatole i giochi di motore oggi. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Perdita di potenza anche, eh? Benissimo proprio. Un po' come fa, ma che roba, adesso la perdita di potenza ce l'ho per il propulsore. C'è
una nuova strategia disponibile sul DMF. Ma dai, porca loca! Per domani cosa dici? Ci sarà pioggia in Ungheria? Devo vedere, perché se è con la pioggia, che coglioni. No dai, porca trota saltellante, pioggia, cazzarola. Niente, Leclerc non lo prendo, eh. La guarda cosa da via. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Caspita, come... Però vedi Andrea, con Formula 1 riesco a divertirmi di più, qua sono molto più concentrato, molto più preso. Se non c'è una bella chat faccio un po' fatica anche a chiacchierare, eh. C'ho la schiena rotta. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara.
zanzare del cavolo. Ma vai a cagare! Ma come cazzo l'hai fatta la curva? Scemo unito di macchina! Madonna, con l'acqua è incredibile! Sei all'ultimo giro. Se le creste dietro, eh? C'è una macchina sgarruppata qua, eh. E vai, ehi box! Ottimo lavoro, oggi hai superato ogni nostra aspettativa. Così si fa. Tutti muti. È stata una bella con l'acqua. Strade di Melbourne, una vittoria strameritata. Cosa pensi sia stato il fattore decisivo per la vittoria di oggi? Quando piove è probabile che la gara sia imprevedibile e questo team ha saputo sfruttare. Bello, finita la gara un po' più. Per piazzarsi saldamente sul gradino più alto del podio. Con queste condizioni atmosferiche è sempre un terno all'otto, ma è riuscito a non commettere errori e a uscirne vincitore. Diamo il benvenuto sul podio ai piloti. Oggi si sono comportati alla grande in una gara così difficile. Che ballo da rincoglionito. Op, op. Che è tutta sgarruppata. Bella lì, raga. Oh. Un bel 2000, un bel 24. Oh, sì. 25, i bei guantozzi. Quindi, diamo un'occhiata alla classifica piloti. Agostini aumenta il suo vantaggio nel campionato.
Dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Direi Agostini. Oggi ci ha regalato una prestazione stupefacente. Vediamo come guarda, si presenta ora la classifica del campionato. Non dirmelo a me, Andrea. Adesso chiudo la live e ci vediamo solo domani alle 2. Proprio. Il tempo, il caldo. Io devo fare ancora una settimana, poi sono in ferie. Però in ferie poi devo fare un sacco di cose, quindi... Boh. Ma allora, in teoria domani sera faccio Gran Turismo, sì, dovrei streamare. A sto punto che c'è il pedale, sì. Se per caso, Andrea, non streamo è perché... sono troppo stanco e lunedì vado al lavoro, ma in teoria sì, in teoria sì, in teoria streamo le 21. Solo se io streamo tutti i giorni alle 21 e sabato e domenica alle 3, se non mi vedete perché sono troppo stanco, non per altre motivazioni. O perché magari siamo al lago e non ce la faccio tornare. Che taglio che ho fatto, raga. Anche con la pioggia è bello il replay comunque, eh? Molto molto bello. Stiamo vedendo il replay e poi ce ne andiamo. Siamo solo in due, non c'è entrato nessuno. C'è il mitico Andrea però. Ciao Andrea, grandissimo. Ciao Andrea. E niente, io volevo solo provare. Allora, facciamo una prova. Ciao Carla. Stasera, non so, è pure sabato. Davvero strano, davvero strano. Oh, giovane! Grandissimo. Sì, potrebbe anche essere che i nostri amici sono fuori. Grande Gianmarco, eccolo qui. Sì, mi stavo un po' demoralizzando, ragazzi. Non c'era nessuno, non c'era nessuno in chat. 500 milioni risorse settimanali. Oh, andiamo al reparto personale, vediamo un attimo che cosa viene. Ritmo, riflessi, ritmo, riflessi, ritmo. Ah, è sul simulatore, sta giocando anche lui col G29. Sì, sì, il giovane è terribile, guarda. Al momento non hai nessuna rivalità. Scegli velocità media. Ah, devo fare. Voi sì, se vuoi sì, perché. Ma ne perderai altrettanta se non riesci nell'impresa. Velocità media, Nürburgring qua non c'è. Che cos'è? Formula 1. Ah, allora mettiamo. Ciao Monzina e corre Carla, dai. Sì, sì, è un grande, è un grande, è un grande, il giovane. Il giovane Holden. Sì, è tutto con pioggia qua, porca miseria. No, ci sono le macchie. Ah, allora, ho dovuto mettere il freno qua, perché si è rotto. È vero? Non... continua a frenare. Eh sì, così sì. Però non è duro. Quindi quando freni è molle. E come? Non dovrebbe essere mica un altro il... Cioè dentro c'è un qualcosa di diverso, una pompa per il freno. Ho fatto oro, credo, Vabbè, però lo facciamo un altro.
Sai che prima l'ho fatta meglio. Oro, oro, oro. Ci sta, ci sta, ci sta. No, ma questo qui è un disastro. Questo qua. Dici queste macchine qua così? Normali? Beh. Ma uno riesci tu. No, io non ce la faccio più, ragazzi. Sono veramente stanco. Bello. Pubblicazione. Incrementa, dai. Per aggiornare queste strutture. Vediamo di. Oh, sì. Vicino da letto. Non l'ho capito. Oh, chi è la mia vicina di letto? No, la cucina. Ah! No, perché la vicina di letto è minchia, vabbè, ok che mia moglie siamo 22 anni che siamo a letto insieme, però che cazzo è la mia vicina di letto? Cioè non lo sapevo. Mi hai preso. Mi hai preso contropiede. C'ho anche. Sì, sì, infatti. Prima ha scritto vicina. Devo fare l'aerodinamica, le cose per la macchina. No, vai tranquillo. Infatti stavo dicendo, ma chi cazzo sta vicino? Oh, come fa a saperlo? Cioè, dimmi chi è. Giovane, dimmi chi è sta vicino, perché io non lo so. Magari c'è una vicina nuova. Boh, che cazzo ne so. Allora, 113 milioni, eh? Magari c'è una vicina nuova, che ne so. 132 milioni. Vabbè, facciamo questo qua, 132 milioni. Perché dovrei prendere uno sponsor merdoso? La Power Unit è una merda. Vabbè, è già andata. Ok, dai, così corre un attimino Bragali, Carla. E il tirone del cazzo del cellulare. Te che era su. Ok, quindi menu. Io c'ho un sonnozzo, raga. Sì, penso che faccio finta. Che cos'è questa pista qua? Ogni mattina devo anche esercitarmi sulla pista di domani, di Ungheria, perché sennò poi quando vado a correre è un disastro. E no, devo farlo adesso. E perché ho fatto altre cose, mio amore. Facciamo la gara a tempo, così. Che macchina vuoi? Una buona. O la Mercedes. La buona sono queste due che si stanno. C'è lei che sta vincendo il mondiale, che è la Red Bull. Vuoi la Red Bull? Monza. Comunque ho incontrato al lavoro Mark Ruffalo, l'autore di... dai, che figata, era giù in ferie, l'attore di Hulk, minchia raga, che figata, grande, hai fatto le foto, grandissimo, sì, però c'è... E il freno è quello di Brava, sì. Aspetta. Ah, cazzo.
Dov'è che è il... Perché tutte le volte non me lo ricordo? Assurda sta cosa. Ti sto facendo senza acqua. No, bene, lascia. Vuoi l'acqua? L'acqua è una merda. Si va piano sulla. Vabbè. Facciamola correre un po' con l'acqua. Perché devi. Perché non c'è il duro come il Gran Turismo. Non è duro questo qua, quindi che è molle. Allora non ti dà. Non ritorna da solo in mezzo. Sì. Vai bragali più! Grande, grande giovane! Sì, sì, sì. Vedi, a me non fa più il problema che frena mentre acceleri, però vedi che è molle. Ho detto che il perché piove. Io volevo togliere la pioggia. La pioggia è una merda. Poi vai dritto. Carlita Senna. Eh sì, bisognerebbe fare una bella livrea Brasil, ma non c'è, non si può fare nulla qua. Charger non ha spazio di manovra. No, è sera oggi, non ha spazio di manovra, non si può fare, non c'è da creare la livrea, non si può fare, è proprio il gioco che non te lo fa fare. L'unico gioco per adesso che ti fa fare le livree come vuoi tu è Gran Turismo 7, non ce n'è altro. Sì, rispetto acqua è bellissimo. Brava! Ehi, sul bagnato non corre nessuno. Però sei brava. 489, raga, è molto più brava di Marco Grant, eh? Sì, quello è il tuo prima. Sì. Ti ricordati di frenare che l'hai sbagliato. Frena adesso. Ok. Brava. Tra l'altro sei uscita come una minchia, però hai fatto meglio prima di adesso. È andata bene prima. Sì, giovane. Sì, infatti stasera volevo provare appunto quello a fare la gara, poi mi sono perso via a fare la campagna. Sì, domani facciamo Ungheria dalle 2, gara completa 60 giri. Allora, io tendo a togliere tutti gli aiuti, nel senso questi qua visuali. Se però non riesco a confondere, perché in Francia era una cosa più forte di me, era assurda, non capivo dove era la pista, sinceramente mi ha fatto veramente dannare la Francia. E poi tra l'altro adesso c'è stata la patch che ha messo tra parentesi delle migliorie. 429, bravo, mo hai tirato via 60-70 posti. Tra l'altro Bragali è più brava di me, raga. Ungheria è piena di curve. Ho una mezza idea di che pista è, solo che domani mattina, adesso volevo farla adesso ma non ce la faccio proprio, ragazzi, adesso ancora un po' Carla, poi spegniamo, e domani mattina mi esercito un attimo e vedo se riesco a farla senza traiettorie, senza cose strane, la faccio pulita, se no la traiettoria ideale, quella tutta storta è la tua, no, per l'altra in teoria. No, forse, no, è la blu è quella che hai fatto tu, che è tutta storta, e la verde e rossa è quella ideale. Faccio uguale. Sì, è la brioccona.
faggio deciduo. Se lo batti, batti faggio deciduo. E la facciamo completa, facciamo la gara completa. Adesso che ho il pedale della frizione duro, si può anche fare, eh? Non è male, no? No, beh, il freno è più duro, bisogna forzare per frenare. Adesso, adesso non si forza. Adesso come acceleratore, molle, se tu a posizionarlo. Non è male, non è male. Vediamo, hai battuto faggio deciduo? No. Però hai fatto due posti, un posto in più. Bam! E mo sei fottuto. E mo non si può fare più. Guarda, l'avevi fatto, bravo. Vuoi farti una garetta o la facciamo con il sereno? Aspetta, fai. Non è che va fuori tanto, è solo questa curva. È questo che bisogna fare, aspetta. Non capisco perché tutte le volte è impostato su bagnato. È una cosa incredibile. Tutte le volte che si fa. Infatti vedete, non c'è nessuno che lo fa sul bagnato. Fatti un paio di giretti, poi quando sei pronta, sull'asciutto che è tutto diverso, facciamo la gara vera. Tanto qua non ti conta il tempo. No. Adesso vedi come frena. Qui fa un'altra cosa sulla scuola. Ciao player! Ah, grandissimo! Sta correndo Carla, player. Io sono distrutto, devo andare a terra a letto. Solo a letto. Ha sentito? Mica adesso, no? Ci vuole un po', amico mio, eh? Ci vuole un po', però sta andando bene Carla, guarda che prima l'ha fatta sul bagnato. La Monza la conosce. Per la Formula 1 va bene, eh? Va bene. È brava, è brava. Ma è brava anche con Gran Turismo, solo che non si ricorda le piste, poi gioca poco. Prima quando era molto più brava che faceva il Nürburgring senza sbagliare, ragazzi, giocava tutti i giorni. Ha fatto due mesi Carlo, ha giocato tutti i giorni. Adesso è pieno di impegni e devi andare anche a fare i giri con Leonardo in bicicletta, ne ha mio amore. E quindi sta giocando poco, quando gioca è difficile. È quello che a volte la. Gli dico le cose un po' perché è capace di farle bene. E poi tra l'altro c'è la pedale merdosa adesso. Le tre sub le regali a lei, sì, però regalale pure a Marco Dramsdens, che tanto è tutta una cosa unica, eh? Non a Bragali TV, che tanto non ha ancora la filiazione. Allora, preferisce Carla giocare a Gran Turismo, però non ti piace, ti piace anche il Formula 1, Nemo? Però preferisci Gran Turismo, se devi scegliere. Quale? Formula 1? È quella che ho fatto oggi, quella che ho fatto ieri sera, Lugano Ring, Red Bull Racing. Red Bull Racing la conosce, quella che ho fatto ieri che frenava di brutto. Ti ricordi che ha detto che non era male. E poi ha accelerato a manetta a metà così. Annullando il giro e facendo una merda che prima hai fatto prima. Ha fatto meglio, eh sì. Aspetta che un altro, se andrò a sbagliare. Sì. Fai i tempi. Formula 1 è tempi.
Sì. Questa hai fatto proprio bene. Dai un dito dal tuo. Adesso ricordati qui. Importante guidare di brutto. Hai ragione. Il giovane che lo dico. Sì. A fare la spesa, cazzo, me la 150 euro. Ma tua moglie è un po' fuori di testa quando va in macchina. Come? Oh, no. Sai che guida bene. Sì, ma ha fatto la curva a 120, è da 60. Con le gomme. Ah! Brava. Adesso senza la parabolica e fai il tempo migliore di qui. Sì. Vabbè, sarà meglio perché hai dato un bel pezzettino. Bravissima. Bravissima. Miglior record. Sei 13.832. Bravo. Vuoi provare un'altra o facciamo la gara? Facciamo la garetta e andiamo a Nannina, Nannetta. Eh? Fa rima. Forse sono così stanco anche perché ho bevuto un po' di vino, mio amore. Ah, poi. Io no, mi sono sveglio. Ah, sì? Davvero? Oh, cazzo. Ma tu sei sempre sveglio, mio amore. Solo è sveglio. Un cazzo di niente. Non ce l'ho qua. No. Dietro. Ma quanti giri sono? 3. Con i buoni. È gara qua. Gara piena, ragazzi. Gara e ci vediamo dos manos. Domani. Con il Gran Premio di Ungheria. Vediamo ora. Ore 14. Dobbiamo correre 5 giri. La frizione è mezzo, la frizione è mezzo. Voilà. No, non freno. Dai, rifare. Non lo sapevi. La frizione va bene, il freno dopo che non ci stava. Ok, molla. Hai subito la penalità del drive thru. Hai mollato prima. Perché forse ti ho detto molla tu. Ah sì, scusa. Ti ho detto molla e l'hai mollato davvero. Una penalità. Mamma, deve spegnersi. Sì. Incredibile, ragazzi, riusciranno i nostri eroi. Devo, allora, vai. Mola. Bravissima. Non frenare. Sì, ma le partenze sono sempre la merda. Ok. Ehi, stai bene. Bella raga! Questo è Marco Dras Games Channel quando guida Carla. Vai. Mi passi di nuovo. Ah, mi passi di nuovo. Sì, sì. Ah, ok. Ah, qua si sì, 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 assolutamente. Ecco! Due gomme! Non c'è due senza il tre. Vediamo la terza. Ma dai! Ok, ci sei? Vai. Dai. I boss qua sono terribili. Non lo dicevo che non c'era stress, ma devi frenare, cazzo. Non hai frenato. Hai frenato lungo. Pronta? Vai. Non c'è 3 senza 4 gomme. Bene, bene, bene. Non è che devi romperlo però. Vai.
Ciao, ciao, ciao giovane, ci vediamo domani alle 14, amico, eh? Ok? Grandissimo, buonas noches, buonas noches, buonas noches. Ciao, ciao, ciao. Bravissima. Bravissima strana. Non c'è 3 senza 4. Attenzione che si... Non c'è 4 senza 5 adesso. Attenta, che puoi riprendere, ok? Vai. È perché devi frenare un po' prima. Devi tenerti un po'. Appena, appena, bravissimo. Ok, l'avevi recuperati. L'avevi preso di brutto. Occhio che stai di fianco. È perché quando frenano, capito? Non è che. Stai frenando, c'è solo l'appoggio freno. Sì, devi frenare un po' prima. Le gare sono complicatissime. Li ammazzi tutte le volte. Sei Verstappen, sei certo. E cosa hanno preso comunque? Tutto che sullo freno potevi lasciare il piede e anche se portavi un attimino per lasciarlo lì a riposare lui non sta, invece là appena ti tocchi praticamente frena. Attivo Riccardo sta due secondi per me. Beh, infatti il divertimento limiti cazzo sta cosa è tagliata a metà, metà mancano. Questo giro dai, no, ma ci stanno passando quelli dietro, ma ah, niente, l'importante è che arrivi, se ho stessa posizione non male. È fatta bene, però ha girato via da dietro. Russell è staccato di 1,6. È la parabolica se devi farla bene. Troppo prima, prendi troppo presto e dai già troppo prima. Che brava, vedi? Vedi Andrea che brava, e sto muto io. Oh, senza, senza! Cazzo entra in box! È una figa! Andrea, tutta un'altra cosa da ieri, eh! Poi con la questione che non frena il pedale è tutta un'altra cosa, perché ovviamente anche a lei quando andava gli frenava la macchina il pedale che è scattato. Il distacco dalla vettura davanti è 4,7 secondi.
l'hai recuperata per bene, hai fatto una cazzata. Sai che mancano due giri, mio amore. Concentrati, cazzo, che vai fuori, ecco, ecco, Carla è andata. Quando comincia a fare così, praticamente è persa, è andata. Tre giri buoni, gli altri a merda. Perché? Ma non esiste, quindi non è finta. Stai frenando. Che cazzo, Carla? Stai frenando mentre vai sul dritto, non è che poi devi mollare il freno, eh? Basta di sto cazzo di piede. Oh, ho cominciato, per fortuna Andrea ha detto che adesso mettilo perché c'è da frenare. Appena detto Andrea. Ultimo giro. Parlo tre volte, prende 3.000 euro a mese. Vince Charles Leclerc. No, Hamilton. Brava, brava mio amore. Fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Una minaccia sembra, stai calmo. Ok amici, grandi, grazie che e Gasly ha vinto Hamilton, giro veloce Leclerc, lei che è? E che giro più bravo Gasly. Vabbè. E Gasly. Gasly. Una bella vittoria. Vabbè, a me vedere questi che festeggiano la facciaccia nostra non mi piace. Esatto, esatto. Oggi non ok, allora vi salutiamo con il pilota del giorno, gli highlights. Ciao ragazzi, ci vediamo domani ore 14, vi aspetto, facciamo la gara completa Ungheria e seguite il mio canale. Buonanotte Andrea, grazie, dai ciao. Se ci sei va benissimo, un abbraccio anche da parte nostra, grazie di essere stato con me, grandissimo, vedi che gente non ce n'è ma tu sei il migliore, grazie di avermi fatto compagnia. Se no ero qua da solo come un pippozzo. Bella lì Andrea, saluta la tua Carla e stammi bene. Intanto che vediamo le highlights, seguite il canale di Marco Drum su Twitch, mi raccomando, e anche su YouTube, commentate, iscrivetevi e seguitemi anche su Discord, Instagram, TikTok, Twitch, Discord e Pinterest e che ne so io, e qualcos'altro. Dai, vediamo gli ultimi momenti della garozza di Carla con il grande Verstappen. Bello sti. Buonanotte a tutti. Guardalo. E lì quando ti ricordi che ti stava venendo quasi addosso. Qui è preso dentro l'angolino è preso dentro. Va. Ho iniziato a passarlo a tutti i costi, sì. Vediamo. Non mi sembra che. Sì, adesso hai frenato troppo prima. Ma che belle ste scene, eh? Incredibile queste. E questo. Eh sì.
giro 3 mi sa che è successo qualcosa. No, quindi hai fatto benissimo. Beh, l'hai superato. Qui c'è un bug visuale incredibile. Hai vinto la gara. Va bene, ciao a tutti ragazzi, a domani.